Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura su Final Fantasy VII Remake Integrate e proseguiamo dal punto in cui ci siamo lasciati la scorsa volta. Per una volta che me lo ricordo, vi lascio alla nostra intro e subito dopo, come al solito, la musica del Final Fantasy VII originale e quindi buona visione e a fra poco. Eccoci allora, siamo al livello 18 con entrambi i personaggi. Direi che attualmente proseguiamo verso la nostra missione. Attualmente i nostri incarichi ancora aperti sono semplicemente di andare da questo signore qui, dell'associazione di quartiere, e basta, è l'unico che ci è rimasto effettivamente del capitolo 8, quindi andiamo da lui, direi, a sto punto. Andiamo a vedere dov'è però, nella mappa.
Bassi credi ai bambini, eccolo qui, eccolo qua. Angelo dei bassi fondi, perfetto. Quindi saliamo su, è vicino alla casa verde che è questa, benissimo. Quindi si prosegue di qua da Chadley, vediamo se Chadley c'ha qualcosa di nuovo, non penso. Se me le dai, sì, Chadley. Compra, no? Queste le abbiamo già tutte. Missioni con realtà virtuale, solo Shiva e basta. Anemmo. Sì. Corriamo così facciamo prima. Questa è la casa verde, qua a sinistra, quindi dovremo avere poi il Nesho. Eccolo lì, perfetto. Strana fascia che hai. Happen to be a certain merc that's become the talk of the town. Yep. I'm Damon, little more than a humble reporter with the Daily Buzz. That rag? The one that's always printing awful rumors about the slums? On the contrary, my dear. We strive to raise awareness of the plight of our undercity brethren. We seek a better future for everyone, rich and poor. Certo. Now then, my friends, I find myself in need of your exceptional services for a trifling matter. Are you familiar with the mysterious and notorious bandit known as the Angel of the Slums? She delivers written declarations to her victims, usually Shinra associates, before divesting them of their valuables. Everyone knows her. Everything she steals, she gives to the poor and needy. Yes, she's got a knack for public relations. Very popular down here as a result. Nevertheless, she is a criminal and a threat to the public order. I've made it my mission to unmask the villain, but the locals have been uncooperative and Sa come mai? uncreative, to put it mildly. And now that my identity as a reporter has been exposed, my sources have all deserted me. Which brings me to you, the merc of the hour and the man who will serve up my scoop. Cravatta è fatta abbastanza male. Si vede proprio che è in 2D. Allora, vuole che facciamo un'inchiesta? Beh, dobbiamo parlare un po' con le persone. Parliamo un po' con le persone. Chiediamo in giro. Good to see you again, Mirai. Good to see you too, Aleph. I'd heard you found yourself a funny new friend. Cloud, meet Mirai. She knows everything there is to know about Pensa un po', slums. è la ciotella del Mirai, villaggio. Cloud. He's a former soldier and super strong. He looks useful enough. The kids have been talking about you, the defender of the secret hideout. And now the hero of the Leaf House is helping the Daily Buzz look for the Angel of the Slums. I am. I'm a lover of the whispered word. Not that it's any real secret, considering how chatty the Shinra mutt's been. I'm not looking into it for the reporter. I'm doing it for myself. Call it curiosity, whatever. Or could it be you've fallen under the Angel's spell like so many others? Anyway, it so happens that I have some information for you. But I'll need a moment before I can give it to you. Why don't you wait with that reporter of yours? Vediamo se magari chiederà qualcun altro aiuto oppure no. Ah, l'abbiamo beccata subito. Grazie. Do I know the guardian angel of the slums? Well, I don't know much, but I do know she doesn't steal from the poor, and she doesn't kill anyone either. Far as I'm concerned, that's all I need to know. If that's not enough for you, the one you ought to talk to is Mireille. Ask anyone, and they'll tell you she knows everything about everyone around here. Grazie, ma a sto punto lo sapevo già. Guardian angel of the slums? Such a mysterious figure, always talked about, but never seen by anyone. The angel gets in and out without being noticed and always leaves a calling card. Maybe a magician. No, no, it's no magic trick. It's genuine magic. Rumor has it that the angel is a witch. If we're going by rumors, then I've heard that it's actually a monster in disguise.
Well, I could talk all day about the dozens of stories I've heard. Bene, quindi torniamo da Mirelle, o come si chiama questo? Ah no. Just wait outside with the reporter. I'll be along soon. I thought we'd put those days of war and death behind us. Have you tried talking to Mireille at all? Let us move on. She told us that she had some information to share. Mireille, as in the Mireille? The town gossip? I chased her for days begging for info, but she wouldn't give up a single scrap. So how'd you get the old bird to talk? This old bird had a change of heart, that's all. Then quickly, before you have another, tell us, what do you know about the notorious Angel of the Slums? Has she struck again? Is that it? I don't know anything about that, but I do know where her hideout is. Her base of operations? Now that's a scoop! Where is it? Tell me! Deep in the scrap, at Lookout Point. Hardly anyone goes out there these days. It's the perfect place for a criminal to hole up. Lookout Point! Got it! I'll check it out right now! But before you go, I should warn you about this rumor I heard. About a terrible fiend that's claimed the Angel's hideout as its lair. Oh! Quite large. Lots of teeth. Always hungry. I don't know about you, but I'd not go anywhere near that thing. Well, a good reporter knows never to take foolish risks. Plan first, then act. That's every respectable journalist motto. If it's a plan you're looking for, I'd say you have one right here. Wouldn't you? So, my good mercenary, if I might impose upon you again, it would be lovely if you investigated Lookout Point for me. Mi puzza di inculata, come se... O lei vuole fregare lui? Scusa. Questa è la casa di Arif. Noi dove dobbiamo andare adesso? Di qua. Porca vacca, quanto è in là. Ok. Ok, quindi tiriamo dritti. Va bene, poi a destra in fondo. Va bene. Però secondo me lei lo vuole fregare, il giornalista, per difendere l'angelo dei bassi fondi. Vediamo. Di qui, no? Giusto? Benissimo, intanto gran pozione, ce le pigliamo. Vai con la musica Shinra. O Turks, forse è più musica Turks. E di qua andiamo avanti, sì, andiamo avanti e poi saliamo di sopra e andiamo allo spiazzo. Che probabilmente avevamo già visto e avevamo detto che prima o poi sarebbe servito a qualcosa quello spiazzo, sicuramente. No, avanti ancora. Perfetto. E di qua proseguiamo, no? Sì. Perché qua sopra è dove ci sono esatto le mille casse. I'm pretty good at protecting myself, you know. Ok. Benissimo. Ottimo, brava, brava Arif. Qui? No, di là. Andiamo a vedere qual è il potente mostro. Ah, eccolo, cavolo. È un bel bestione. Ok. Sarà sicuramente debole a un tuono, quindi andiamo a vedere se abbiamo un... No, no. Facciamo un'analisi intanto.
Robot a sistema autonomo abbandonato dalla Shinra, rigeneratosi automaticamente in seguito allo smaltimento, ha ripreso forma utilizzando materiali di scarto, tra cui una sfera di ferro che fa roteare con violenza. Si strema facilmente subendo una determinata quantità di danni e più velocemente se il maglio sferico viene colpito con la magia. Vulnerabilità all'elettro, esatto, ok. Aia, che male. Aia. Allora, andiamo a fare un po' una lesione estrema. Se cambia sette combattimenti colpisce violentemente. No, andiamo a fare una lesione estremante. Col cavolo che si strema velocemente. Ok, allora, Cloud intanto curati un po'. Ed Aerith invece. No, questo è il gelo. Ok, come l'ho detto, dovevamo guardarci prima, ma facciamo così. Facciamo un crio sul maglio sferico, visto che ha detto che con l'energia, la magia sul maglio si strema prima. In effetti ha preso un bel colpo. Noi abbiamo magie? No. Invece se andiamo di strema... No. No, no, magia e basta, serve qua, ok. Aia. E abbiamo ancora la cecità, sì, la sordità. Va bene, allora. Aerith, magie, di nuovo crio sul maglio. Sì, gli dà un bel colpo a livello di estremo. Aia. Ora però, ok, si è levato al coso, benissimo, energia di nuovo su Cloud. Di nuovo muti. Ora quasi quasi, visto che serve quello, cambiamo su Aerith. Andiamo a colpire con la magia. Non fa... Ui. Ah ok, fa proprio così. Ah, il maglio aumenta di brutto la... il coso, ok. Dobbiamo principalmente colpire il maglio. Allora, magie. Crio, maglio sferico. Aia, allora, Cloud. Andiamo a curare Cloud. Quello me lo becco. Ok. Vai che ci siamo. Perfetto. Ora cambiamo su di lui e andiamo di colpo audace. Ok, ora lo attacchiamo il più possibile. Ok, ora ripassiamo Aerith e andiamo di magie. Crio sul maglio. E di nuovo magie crio sul maglio. Magie crio maglio. Ora vediamo se riusciamo a farli. Ah, questo però è andato ok sul maglio, perfetto, no. Allora, il maglio praticamente prende più danni con la magia, ma meno fisici. Quindi crio, maglio. E lui invece... No, beh, li prendo uguale anche lui, ma non aumenta lo stremo. Schiviamo, ce ne andiamo. E anzi, andiamo a fare una magia, crio, maglio sferico di nuovo. Aia.
Maglio sferico, e nel mentre Cloud vai a fare un po' di magia energia su di me. Aia. Ora ti ritiriamo su, Cloud, e noi dovremo avere rinascita, esatto. Già. Già, che male. Allora. Merda. Va benissimo qua. Ci attrezziamo un pochino meglio, giusto leggermente. Penso che la strategia comunque di utilizzare Elves sia comunque la migliore, però energetica va bene e te invece hai rinimante. Energetica va bene, glaciale ci mettiamo, galvanica. Perfetto. E direi che con questa va bene. Tutela, gli do difesa fisica è ok. E due slot. Tanto ne abbiamo sempre da due liberi. E invece Arif cos'è? Bracciale nero che non dà in difesa a un cavolo. Vabbè, va bene, però da tre slot. Direi che possiamo andare così. This isn't a game. Focus. Ok. Un critico al primo colpo già non è malvagio, però magari colpisci Cloud. Non prendere di mira a me, cavolo. Ok. Non lo smoghiere, ma... Ah, scriva. Il maglio sferico, vai. Ok, adesso andiamo di magie, Fulgor, sul maglio sferico. Che schivata, magia, andiamo un po' di fulgore, vediamo quanto aumenta. Ulla. Facciamo anche un bel po' di danni. No, questa è quella che mi blocca e mi rompe parecchio le balle, vai. Perfetto. Vai, colpa audace, colpa audace. È vero che un fulgore le avrebbe fatto un pacco di danni, ma ce lo teniamo, ci teniamo le cose per fargli adesso dei fulgor normali, disastremarlo il prima possibile. Non ho visto se strema di più fulgora, ci facciamo un'idea dopo. È un bel botta, ma adesso andiamo di Fulgor. E ancora uno ed è sufficiente. Perfetto. Andiamo. Uno e due. Attacchi forti, benissimo. Ora probabilmente è sufficiente anche non stremarlo di nuovo. Possiamo andare a vedere una bella fulgora quanti danni gli fa. Ah no, no, non abbastanza. Però forse si strema di più fulgora rispetto a fulgor normale. Sì, 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 sicuramente. Aia, aia, mi ha beccato. Ci ha inchiodato entrambi, ok? Ok. E qual è la abilità limite evento guaritore? Vai, sì, 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 perché no? Ridacci vita. E poi usa la tua abilità a Spear per prenderli MP se puoi. Ah, solo 10, eh? Ma cavolo, cioè... Mancato tutto lo stremo perché ci aveva bloccato. Cento danni, ma non sono sufficienti. È sufficiente uno. Perfetto.
Allora, lì c'è l'oggetto della missione. Vediamo se in giro c'è qualcos'altro. Tanto non ci ha dato un cavolo lui. No, non c'è nulla. Guardian angel of the slums will collect your offering on behalf of the poor. This must be one of her calling cards. I don't see anything else interesting. Let's head back and tell him what we found. Sì, torniamo, tanto qui abbiamo già controllato. Secondo me, vedrai, è lei. I can't believe it! You found one of her calling cards! This is the genuine article, I'm sure of it! Pinned by the angel herself! So this is one of her famous warnings. It's an incredible find! Oh, was that all? Hold on. Looks like there's something else. A message. To the nosy Shinra reporter sniffing around, I was planning to teach you a lesson you would never forget. However, by the grace of your mercenary friend, you were spared that lesson. But next time he might not be around to save you, you would be wise to watch your step. Not just a message from the angel, a warning. If the merc here hadn't bailed you out, that fiend in the scrap would have ripped you to shreds. Sorry about that, friend. Here I was, just trying to help you out. But instead, my kindness almost got you violently killed. Now, now. No harm, no foul, right? In any case, I hope this narrowly averted tragedy won't discourage you from sharing information with me in the future. Hey, everybody! The angel left another calling card! She's gonna rip up Don Corneo! Colpaccio. It's about damn time! Don Corneo's no easy mark. I can't wait to see how this goes down. Excuse me, I'm a reporter for the Daily Buzz and... So much for my reward. Here, why don't you take this? Oh, and no need to thank me. Let's just say it slipped out of that reporter's pocket. Can't call it theft if you're just claiming what you're owed. Am I right? Well done, Mr. Merc. You certainly lived up to your reputation. Ah, ci ha rindato tutta la vita, perfetto. We probably ought to call it a day. Getting late, huh? You've been working so hard you lost track of time. Had to. The pay sucked. Because they didn't know if you were worth it yet. But now they do. Come on, let's go home. Andiamo. Non mi ricordo. Ah, sì, da qua a sinistra, ok. Non mi ricordavo come arrivare a casa tua, ma in effetti è vero, siamo arrivati da qui. Ciao, vuoi qualcosa, amica? No. Torniamo a casa, allora. Cazzo, un Turks. Hello, Aerith. What do you want? Haven't seen him before. He your new boy toy? He's my bodyguard, if you must know. Wait a minute. Those eyes. Is he the one who beat up Reno? And what if I am? Need to cross my T's, dot my I's, that's all. Ah, si apre finalmente questa zona. Cloud, leave him be. Root's not a bad person, really. No, I'm not bad. But like it or not, I sometimes have to do bad things. Don't take it personal. È proprio l'arma migliore, però. I Turks are all the same. All bark, no bite. You're one to talk. Molto più bella in inglese, eh? Vacca, vacca.
Ok, dobbiamo capire come combatte. Merda. No. Ok. Allora, probabilmente quello lo posso bloccare, se magari... Ok, quindi... No. Come non detto, devo capire un attimino come cavolo combatte sto qua. Innanzitutto andiamo una bella energia a Cloud. Perché qui... Che cazzo. E che cazzo, anche l'ultimo l'ho preso. Ciao. Vai di stremante, magari se lo stremiamo riusciamo a fargli un po' qualcosa. Erif, curami ancora un po'. Not looking good. No, questo che fa più calci cambia anche direzione, mi frega sempre. Ok, andiamo con la limit. Ok, che cazzo. Allora, facciamo una cosa, intanto vai a rubargli un po' di magia, cioè un po' di MP, che è sempre comodo. Non so se gliel'hai inculato, mi sembra di no. Vai. Ok, ci ho fatto, complimenti. Ottimo. Tanto lo stremo è già a metà, va bene, 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 andiamo picca a terra. Porca trota. Allora. Energia Cloud. Stiamo iniziando a finire gli MP. Riproviamo, controlliamo meglio. 46, eh. No, non gli incula niente di MP, non ho tagliato. Vai. Vai, vai. Picchiamo la manetta. Non ce la facciamo a ucciderlo. Ma gli abbiamo levato parecchio. Aia, speravo questo di schivarlo, ma niente. Perfetto. Please, just leave us alone. You know I can't do that. Che bella suoneria. Hey there, partner. I'm sure you're having the time of your life. But we're needed on standby for a job at something about Sector 7. So get your ass back here now. Understood. Got somewhere else to be? Apparently so. Ma non sarà rotto gli occhiali? Go home and stay there. You know I can't do that. Qui non c'è un belino, ok.
punto torniamo avanti. Wait a sec. Dove vai? So, you coming? Cioè, dopo l'incontro con Pitbull dobbiamo andare a vedere i fiori. Quella? You talking to the... Shh. So, yeah, it was that kind of day. Shouldn't keep mom waiting. Hey, what'd they say? Good work today, guys. Kidding. They didn't say a word. But, you know... never mind. It's not like you'd believe me after all. Probably not. Tell me anyway. Really? Yeah. It won't be much longer now. The flowers, they have something important to tell us. Something they need to share with us. At least, that's the feeling I get. But before they can, there's a final step that has to be taken. Otherwise, we won't hear them. Maybe I should just give up. Honestly, it's what I do best. You could have fooled me. From what I've seen, you're no quitter. Well, today's special. That's why I've been working my butt off. What's so special about it? Okay, time to go. Learn to talk to her. Did the flowers say anything? Good work today, guys? That's the spirit. Ha detto esattamente un'altra cosa, ma fa lo stesso. Arcana, ok, va bene, era quella che ci dava più punti magia. Entriamo in casa e poi per oggi ci fermiamo qui. You're heading in already? No. Sì. Yeah, that's enough for one day. Ci sono alcune cose fatte proprio un dettaglio allucinante. E alcune cose no, invece molto grossolane. Dinner's ready, in case you're wondering. Ah, great. But before we sit down, I want you to make up the guest room. Gotcha. Take a load off, okay? Judging by those eyes, I'm guessing you're a soldier. Ex-soldier. I hate to ask, but would you leave tonight without any fuss, no questions? You boys made a trade. A normal life. For power. You can't have it both ways. I'm back!
good. Now, I hope you're hungry. Starving, right? I've never been so proud. The man you've become? Women must be hounding you day and night. Not really. You know, there's all kinds of temptations in the big city. I'd feel a lot better if I knew you'd found a good girl. One who'd make sure you didn't get into trouble. I can take care of myself. An older, more mature girl that could keep you on the straight and narrow and tell you when you're being a silly goose. That's the perfect type for you, I'd say. Stay my welcome. Benissimo, ma direi che questo sarà poi argomento per il prossimo episodio, quindi oggi ci fermiamo qua. Grazie mille a tutti per la visione, come al solito vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e se volete continuare la serie, e ci vediamo al prossimo capitolo. Grazie e alla prossima.